Ciao, sono il dottor Max. In questo video ti spiego come si cura la rinite allergica. La rinite allergica è una condizione in cui il sistema immunitario reagisce in modo eccessivo agli allergeni presenti nell'ambiente, scatenando una serie di sintomi simili a un raffreddore. Se hai la rinite allergica, ci sono diverse opzioni di trattamento disponibili per gestire i sintomi. Ecco alcune strategie comuni per trattare la rinite allergica. Evitare gli allergeni. La prima linea di difesa è cercare di evitare gli allergeni che scatenano i sintomi. Ad esempio, se sei allergico al polline, cerca di limitare l'esposizione durante la stagione pollinica, tenendo le finestre chiuse e utilizzando un filtro per l'aria nell'abitazione. Se sei allergico agli acari della polvere, usa coperture antiacaro sui cuscini e i materassi e lava la biancheria da letto ad alte temperature. Antistaminici. Gli antistaminici sono farmaci da banco o su prescrizione medica che possono aiutare a ridurre sintomi come il prurito, il naso che cola e gli starnuti. Alcuni antistaminici causano sonnolenza, quindi chiedi al tuo medico quale tipo è più adatto a te. Decongestionanti. I decongestionanti nasali, disponibili sia da banco che su prescrizione medica, possono alleviare il gonfiore nasale e la congestione. Tuttavia, dovrebbero essere usati con cautela e solo per brevi periodi, poiché l'uso prolungato può causare il riacutizzarsi dei sintomi, effetto di rimbalzo. Spray nasali corticosteroidi. Questi farmaci sono disponibili solo su prescrizione medica e possono ridurre l'infiammazione nasale e i sintomi associati alla rinite allergica. Sono spesso considerati il trattamento di prima linea per la rinite allergica persistente o grave. È importante seguirne le istruzioni del medico. Immunoterapia allergenica. Questa opzione può essere considerata per le persone con rinite allergica grave o sintomi che non rispondono bene agli altri trattamenti. Coinvolge l'esposizione controllata agli allergeni in modo da ridurre la reattività del sistema immunitario a lungo termine. Può essere somministrata tramite iniezioni o compresse sublinguali. Lavaggi nasali. L'uso di soluzioni salini o lavaggi nasali può aiutare a liberare le secrezioni nasali e a ridurre la congestione. Terapie complementari. Alcune persone trovano beneficio dalle terapie complementari come l'agopuntura o l'omeopatia. Tuttavia, l'efficacia di queste terapie non è stata confermata in modo conclusivo dalla ricerca scientifica. È importante consultare un medico o uno specialista per una diagnosi accurata e un piano di trattamento personalizzato. Inoltre, potrebbe essere necessario sottoporsi a test allergologici per identificare gli allergeni specifici che scatenano i tuoi sintomi, in modo da poter adottare misure preventive mirate. La gestione efficace della rinite allergica può aiutarti a vivere una vita più confortevole e ridurre l'impatto dei sintomi sul tuo benessere. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e metti un mi piace a questo video, che puoi commentare, raccontando le tue esperienze, offrendo un servizio utile alla comunità. Buon proseguimento, ci vediamo alla prossima domanda esaminata.